La vittoria è in Gesù, solo questo devi sapere, che maggiore è il potere di Dio che il potere di Satana. La vittoria è in Gesù, solo questo devi pensare, che ti trovi negli oscuri dove non si distrugge, anche se la prova è grande, il Signore ti aiuterà, ti darà una via d'uscita per poterla sopportare, stenderà la sua mano amica, ti dirà per dove andare, ti moltiplicherà la forza e ti consolerà. La vittoria è in Gesù, solo questo devi sapere, che maggiore è il potere di Dio che il potere di Satana. La vittoria è in Gesù, solo questo devi pensare, che ti trovi negli oscuri dove il mondo si distrugge, anche se la prova è grande, il Signore ti aiuterà, ti darà una via d'uscita per poterla sopportare, prenderà la tua mano amica, ti dirà per dove andare, ti moltiplicherà. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle, aprire le nostre Bibbie al Salmo 32, leggeremo questo Salmo, mentre così chiedevo al Signore di darmi un passo delle Sacre Scritture da condividere con voi. I miei occhi si sono fermati su questo Salmo, un bel Salmo. È un Salmo di Davide, un cantico. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inarrendiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo, come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. È un salmo, questo, una testimonianza, un cantico, una lode di Davide. E sicuramente sarà questo messaggio di incoraggiamento per ciascuno di noi, lo è stato per me. Perché da questo salmo, da queste parole, si deduce la gioia di un uomo che ha superato un grande momento di difficoltà. Ora sappiamo la storia di Davide, momenti di gloria attraversò, ma anche momenti di tremende difficoltà, a volte personali,
a volte familiari, a volte a causa del popolo e spesso, alcune volte, anche a causa del suo peccato. E la posizione di Davide è una posizione beata ed egli in senso generico, generale, dirà beato l'uomo a cui la trasgressione è rimessa, il cui peccato è perdonato, perché ha sperimentato la condizione prima di essere perdonato. Cosa significa vivere nel peccato, lontani da Dio? Ed ogni uomo è chiamato a regolare la sua posizione con Dio. Non è possibile, non sarà mai possibile che un cuore, parlo in generale, possa essere mai soddisfatto, possa gustare, sentire questa felicità, possa sentire questa pace nel cuore finché non abbia egli regolato la sua posizione con Dio, con il Signore. Il peccato deturpa, il peccato allontana, il peccato ci fa sentire soli, distanti da Dio. E sentiamo questo peso, tutti gli uomini lo sentono. A volte si maschera questo peso, questa difficoltà con le cose della vita, si cerca di riempire il tempo, le giornate, la vita, ma in realtà l'uomo non può vivere senza di Dio ed essere felice. Amen, fratelli e sorelle. Quello che esprime Davide in questo Salmo credo che sia l'esperienza di tutti i credenti, nati di nuovo. Un passaggio meraviglioso, glorioso, il più importante in assoluto di tutta la nostra esistenza. Il passaggio dalla morte alla vita, da uno stato di peccato a uno stato di grazia, da uno stato di tenebre a uno stato di luce meravigliosa. E Davide, quello che cerca di trasmettere in questo Salmo è incoraggiare quanti, forse come lui abbia fatto in precedenza, ha taciuto per qualche momento e ha notato che tacere mentre si vive nel peccato, nascondere mentre si è legati al peccato, non giova a nulla, anzi procura solo dolori ed amarezze. Posso ringraziare il Signore come lo hanno ringraziato tutti coloro che mi hanno preceduto. Che bella la testimonianza di Paolo. Ero un persecutore, ero un malvagio. E credo che non solo queste devono essere le considerazioni di Paolo, ma credo di ciascuno di noi. Anch'io ero un malvagio, anch'io ero un reietto dal Signore. Anche su di me pesava la condanna eterna. Le fiamme dell'inferno erano riservate per la mia vita a causa del mio peccato. Ero lontano dal Signore, non potevo essere mai approvato da Dio. Anzi, ero un ribelle, appunto a motivo del mio peccato. Ma Cristo ha fatto grazia, è venuto sulla terra affinché egli potesse recuperare ciò che era perduto. E credo che questo sia il termine adatto per tutti gli uomini finché non incontrano Cristo. Siamo dei perduti, siamo stati dei perduti, ma grazie a Dio siamo stati ritrovati da Cristo Gesù. Egli è venuto a cercare, dice egli stesso, Gesù lo dirà ai suoi, ciò che era perduto, e noi eravamo tali, lontani da Dio, senza speranza. Ci sentivamo smarriti, ognuno di noi seguiva le proprie vie, cercava di soddisfare la propria carne seguendo i propri istinti, cercando di realizzare i propri sogni. Ma nulla potrà mai soddisfare il cuore dell'uomo finché non incontriamo Gesù Cristo come nostro personale Salvatore. Ed egli ha perdonato i nostri peccati, ci ha purificati, finché ho taciuto. E così consideravo questo momento della vita di Davide, finché ho taciuto.
un momento in cui egli sa di essere colpevole davanti a Dio. Egli sa molto bene qual è la sua posizione nei confronti di Dio. Egli sa qual è il suo stato. Certo, non ha respinto il Signore, certo non lo vuole allontanare, anzi, egli continua a sperare, egli continua a sognare di nuovo un punto d'incontro con Dio e dirà: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inarridiva come arsura d'estate. E poi c'è un cambiamento. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Il Signore non ci chiede cose che noi non possiamo fare, non ci chiede cose impossibili, ma ci chiede semplicità e sincerità di cuore. E la Bibbia ci ricorda che il Signore è pronto a perdonare tutte le nostre iniquità e sperimenterà questa meravigliosa grazia ancora una volta Davide. Si sentirà alleggerito, si sentirà risollevato. E questi dolori fisici così descritti, anche diciamo in forma poetica, non sono altro che il risultato della distanza, della lontananza da Dio. Come potrebbe mai un uomo sentirsi soddisfatto senza il Signore? E Dio stesso ha stabilito nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità. Come potrebbe egli essere in pace avendo l'inquietudine della morte e del dopomorte? Ma il Signore ha fatto grazia all'anima nostra. Amen, fratelli e sorelle. Il Signore ci ha liberato da ogni paura, da ogni timore. E voglio sottolineare questo aspetto, perché Davide si sentiva appesantito fisicamente, si sentiva appesantito moralmente, e la sua sofferenza lo ha portato a invocare il Signore, a non tacere, a confessare le sue trasgressioni. E se è vero che l'uomo non potrà mai essere soddisfatto senza aver incontrato Cristo, quanto più noi, fratelli e sorelle, credenti, possiamo immaginare un momento o qualche istante della nostra vita lontani dal Signore. Provate a immaginare cosa si potrebbe vivere sapendo che Dio non è più con noi, che Dio ci ha respinto, che Dio non ci accetta la sua presenza. Credo che sarebbe peggio di una condanna a morte. E credo che questa sia una grazia, perché non possiamo fare a meno di Gesù Cristo. Amen. Nella nostra vita non possiamo più fare a meno della sua parola. Ci sentiremmo persi, smarriti, più che mai oggi che abbiamo conosciuto il suo amore, la sua grazia. Per questo, fratelli e sorelle, facciamo in modo di non allontanarci dal Signore, di non distanziarci, di non lasciarci coinvolgere dalle lusinghe, dai sussurri del diavolo, ma vogliamo essere sempre liberi davanti all'Eterno di presentarci, di confessare le nostre trasgressioni. È un punto questo di ripartenza. È un punto questo di ricostruzione, è un punto di riammissione davanti al Signore. Il Signore gradiva questa preghiera da Davide. Certo, Dio lo chiamerà quando egli era un ragazzo. Certo che lui mostrerà piena fede, fiducia nel Signore. Egli è stato sempre
ben disposto a servire il Signore. Lo ha fatto con il timore di Dio. Ma quando si trovò nel peccato, Dio si aspettò e si aspettava da Davide questa confessione, questa preghiera. E possiamo leggere anche nel Salmo 51 il suo desiderio di essere riammesso alla presenza di Dio, di ricevere il perdono. Ci sono uomini di Dio che ritroviamo in preghiera davanti al Signore, a volte anche davanti al popolo, come accadde per Esdra e anche per Neemia, che piansero davanti al Signore a causa delle loro trasgressioni, dei loro peccati. Anche Daniele, nel capitolo 9 del suo omonimo libro, troviamo questa preghiera di confessione, una preghiera che tanto Dio gradisce e che noi non vogliamo trascurare. Salmo 86, verso 5, leggiamo: «Poiché tuo Signore sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso quanti ti invocano». Questa libertà che noi possiamo gustare oggi, di invocare il Signore, di confessare le nostre iniquità, è davvero una grande grazia e ci è permessa solo perché un giorno Cristo, lasciando la sua gloria, ha dato se stesso sulla croce, versando il suo sangue affinché noi potessimo avvicinarci al Signore. Fratelli e sorelle, non lo potevamo fare prima. Senza quella croce, senza quel sacrificio, la nostra realtà, anche se è crudo esprimerlo in questo modo, ma noi non potevamo avvicinarci al Signore. Egli è il mediatore. Egli è colui che ha dato un nuovo inizio alla nostra vita. Ed Egli è colui che ci rialza e ci rialzerà tutte le volte che ci accostiamo a Lui con sincerità di cuore. Venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati. E questo aggravamento, questo travaglio, non confondiamolo, fratelli e sorelle, sono con le cose naturali di questa vita, magari con i problemi che affrontiamo giornalmente, che fanno parte della nostra realtà terrena. Ma qui Davide esprime un travaglio interno, morale, un travaglio spirituale. La sua posizione con Dio non è a posto. Questo sta portando a lacerare la sua vita, il suo cuore. Sa che deve intervenire. E che bello sapere che tutti quanti possono invocare il Signore. Perciò ogni uomo, al verso 6, pio, ti invochi mentre puoi essere trovato. Perché questa opportunità non è un'esclusiva solo di Davide, non è un'esclusiva solo di pochi, ma ogni uomo pio, che si umilia davanti a te, che comprende che senza di te non può fare nulla, ti invochi mentre puoi essere trovato. C'è un tempo, ne parlavamo ieri con i giovani, c'è un tempo che noi abbiamo a disposizione. Non lo so quanto durerà questo tempo. Non so il tempo che è riservato a me o a te, ma so che questo tempo che il Signore mi concede al presente è preziosissimo affinché l'anima mia possa scampare dal laccio della morte, del peccato. E quindi vogliamo sfruttare questa occasione mentre lo si può trovare. Abbiamo ascoltato anche in testimonianza, e nella parola di Dio è scritto che Dio ha dato all'uomo la possibilità di vivere una sola volta, dopodiché c'è la morte e dopo la morte c'è il giudizio. Questo vale per gli uomini che non hanno accettato Cristo, ma per coloro che in vita hanno accettato Cristo. C'è il passaggio dalla morte alla vita, non c'è più giudizio, non c'è più condanna. E gloria a Dio per questo, fratelli e sorelle. E questa certezza è insita nel nostro cuore. Davide non esprime questo per un pro forma,
perché sa che assolvendo a dei, praticando dei cerimoniali, egli otterrà un favore dall'Eterno, o praticando delle pratiche stabilite magari così formalmente anche nella legge potrà ottenere grazia. Egli sente questo cambiamento di posizione nel proprio cuore, proprio quando, come quando noi abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, proprio quando sperimentiamo il perdono, l'approvazione di Dio. C'è una pace profonda, meravigliosa nei nostri cuori. Che non manchi mai, Signore, questa pace nei nostri cuori. La gioia della Tua salvezza. Che non possa essere offuscata dalle cose di questa vita, o peggio ancora, da qualche peccato, da qualche legame taciuto, tenuto nascosto. Io non ho taciuto, ho confessato. E che bella esperienza può raccontare adesso, alla fine di questo Salmo, l'Apostolo Paolo. Egli può consigliare a tutti, dicendo: non siate come il cavallo, come il mulo. Certo, queste sono le parole che Dio direttamente ha messo nel suo cuore, che non ha intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morsa e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Che bella questa nuova posizione in Cristo, circondati dalla grazia di Dio. Quando leggiamo queste parole, credo che nel nostro cuore, nella nostra mente, si sviluppi questa immagine, questa visione, che noi siamo protetti da ogni lato, che noi siamo circondati, così come anche al Salmo 139 dirà sempre Davide: tu mi circondi, verso 5, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. Che meraviglioso che il nostro Dio è colui che ci circonda, e ogni attacco dell'avversario, ogni tentativo di guerra, ogni tentazione e ogni arma che sarà usata contro di noi in questa posizione fallirà. Sono circondato dalla grazia di Dio. Fratelli e sorelle, molti uomini cercano felicità nel benessere, in una vita dissoluta, piena di ricchezze, di sfarzo, o raggiungendo qualche obiettivo, qualche posizione rilevante dal punto di vista sociale. Molti cercano di soddisfare agli eccessi i desideri della propria carne, ma il loro cuore rimarrà sempre più vuoto, perché più si circondano, più si rivestono di queste cose, più si accorgono di essere vuoti, lontani dal Creatore. Ma la nostra posizione, fratelli e sorelle, o la posizione di chi ripone la sua fiducia in Cristo, è una posizione meravigliosa. Tu mi circondi con la tua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Da una posizione di dolore, da una posizione di sofferenza, da una posizione di silenzio, perché a volte il peccato, l'iniquità tende ad isolarci, tende a farci stare da soli, a metterci in un cantuccio. E a volte diventa quella posizione ancora più deprimente per noi. Non ci sentiamo liberi di lodare, di benedire il nome del Signore. Non ci sentiamo liberi di alzare una preghiera. Non ci sentiamo liberi di testimoniare di Cristo. E probabilmente quando ci avviciniamo in questa condizione in cui era Davide a qualche anima e avremmo l'opportunità di parlargli di Gesù, credo che lo Spirito Santo ci avvertirebbe di qual era, ancora una volta, qual è la nostra condizione. Ma quando invece
Riprendiamo la nostra vera, intima, intensa comunione col Signore. Non mancherà la gioia della presenza di Dio. Non mancherà la gioia di gustare la sua presenza quando ci incontriamo, fratelli e sorelle. La gioia di invocarlo, di pregarlo. La gioia davvero che riempie l'intero essere nostro. E sentiamo che il peccato, quello che forse un tempo ha soddisfatto la nostra carne, invece ci procura solo del male, solo delle sofferenze. Gioite voi tutti che siete retti di cuore. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Una posizione nuova in Cristo. La parola di Dio ci ricorda che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Una nuova creatura in Cristo Gesù. Il Signore rinnova, il Signore fa ogni cosa nuova, il Signore trasforma, il Signore ricostruisce ciò che è demolito e distrutto. Il Signore ci risana da tutte le infermità, anche quelle del nostro cuore. E allora questa mattina vogliamo approfittare, invocatelo mentre lo si può trovare. E credo che questa mattina sia una buona occasione per invocare il Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Meraviglioso tu sei, Signore. Sei l'Iddio che fa grazia. Sei l'Iddio della nostra salvezza. Sei l'Iddio compassionevole. Alleluia. Sei l'Iddio che non si stanca di perdonare. Grazie, Signore. Per questa posizione meravigliosa che noi abbiamo trovato in Cristo Gesù. Tu ci circondi con la tua grazia, tu ci circondi con canti di libertà. Alleluia, gloria al tuo nome. Oh Signore, la tua presenza è tangibile, è vera, è reale. Alleluia, gloria al tuo nome, perché tu sei il vivente. Continua, Signore, a benedire ciascuno di noi, le nostre vite, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome. Gloria a te, Signore. Grazie per questo grande privilegio, Signore, di essere con Cristo, di essere uno in Cristo. Alleluia, gloria al tuo nome. Grazie, Signore.